Lei che idea si è fatto? Perché comunque ha molto coinvolto gli italiani questa vicenda della cooperante Silvia Romano. Guardi, sul primo e secondo aspetto, conversione e pagamento del riscatto, sono d'accordo al 100% con Travaglio e con la Cusocrea. Un po' meno sul terzo aspetto, perché secondo me sarebbe bello tenere un profilo basso sempre e soprattutto in questo momento. Ha perfettamente ragione Travaglio del fatto che nessun governo si è mai fatto mancare la presenza in questi casi, perché la ricerca della mediaticità a volte appare superiore al lavoro da fare per mettere a posto questo paese. La mia impressione è che siamo sempre in campagna elettorale, questo è un dramma della politica del nostro paese e bisognerebbe fare una bella riforma in questo senso. E molto spesso ho l'impressione da parte dei politici che si muovono e parlano più per apparire, per prendere consensi, che non per risolvere i problemi di questo paese, che in questo momento sono enormi. Aveva ragione Travaglio a criticare Berlusconi e C quando facevano queste apparizioni esagerate, magari potrebbe anche dirgli qualcosina a questi signori. Secondo me 10 passi indietro ai genitori andava meglio e poi soprattutto c'è tante robe da fare. C'è questo decreto che aspettiamo. E va presieduto, bisogna riunirsi, bisogna parlarsi, bisogna chiuderlo, bisogna darlo, bisogna fare delle robe, quindi il tempo è minimo, eh? Io non vorrei essere nei panni loro. Infatti li sto criticando poco i politici e cerco di aiutare per quello che posso fare da imprenditore. Tuttavia un po' di minimalismo e meno apparizioni forse farebbe bene a tutti. Farebbe bene a tutti in questo momento.